Questa è la notte più originale e creativa dell'estate 2015 qui in Salento, soprattutto d'autore. Siamo a Galatone, nel cuore del barocco che seduce e strega. Incredibile cornice della quarta edizione di Notte Glamour, la manifestazione del patron Pasquale Guidi che porta nelle piazze del sud le grandi firme che hanno fatto conoscere il Made in Italy in tutto il mondo. Sul palco sfilano abiti della Maison Raffaele e Giulio La Curiel tra giochi di trasparenza e sensualità. Una sorta di viaggio che spazia dalla Thailandia fino a Sumatra fra tramonti dorati e colori eleganti, ad impreziosirli gioielli di Marina Corazziari che giunti da Trani si mostrano orgogliosi al tacco di Puglia. Averli abbinati con Raffaella Curiel ancora dopo le sfilate di Alta Roma per me è sempre un infinito piacere. In passerella la donna seducente di Erasmo Fiorentino. La mia donna deve esprimere il massimo della sua femminilità, quindi sempre seducente, elegante, raffinata, mai sopra le righe. Abiti floreali, anche quelli creati al momento da stilisti emergenti del posto. Abbiamo pensato di sperimentare una nuova forma di arte effimera di decorazione floreale applicandola appunto alla moda. La gente ha bisogno di divertirsi anche creando un abito, diciamo, fra parentesi importante come quello dell'alta moda. Poi il défilé di Giada Curti, ispirata alla bellezza intramontabile di Sofia Loren nelle creazioni di Gianni Calignano, lo stilista salentino famoso in tutto il mondo. La mia donna è sempre quella elegante, che ci tiene ad essere bella e intelligente. A chiudere Notte Glamour, le Madonne Lucane, rivisitate tra sacro e profano da Michele Miglioni. Racconto le belle Madonne che nel territorio vengono venerate. Ho pensato un po' a una sorta di tour virtuale che poi cammina per tutto il territorio della Basilicata.